In questo video Isotta vuole giocare a pallone, ma il pallone è rotto. Nicola, che è successo Isotta? Nicola e Alessandro decidono di fare una sorpresa alla scimmietta, ma la scimmietta, vedendo degli strani movimenti, è molto sospettosa. Allora Nicola è incinto! Non perdetevi questo video pieno di divertimento e colpi di scena. Nicola mio, che figuraccia che abbiamo fatto agli europei. È vero, hai visto? Una cosa veramente vergognosa, abbiamo giocato malissimo. Ecco, io dico che roccia, voglio diventare io una calciatrice, voglio andare a giocare col pallone. Perché adesso? Così mi alleno e divento io la campionessa della nazionale. Vado, ciao. Beh, Isotta va a giocare a pallone, vediamo un po', boh, strano. Adesso mi alleno e divento una super campionessa di calcio, col mio pallone. Bucato, c'è un buco sul pallone. Ma tu guarda il cane, mannaggia, mi sarei rotto il pallone, no! I miei sogni di calciatrice sportiva sono infranti per sempre, per colpa di quel cane così dispettoso. Io come faccio a giocare con un pallone con sto buco? Come faccio? Ditemelo voi, signetti e signetti. Mettete un like se anche voi siete disperati per questa disgrazia. Io che volevo diventare l'attaccante migliore del mondo, invece non posso giocare a calcio. Povero Isotta. Nicola! Ah, Isotta gioca a calcio e io mi rilasso un po'. Nicola! Che è successo? Nicola! Che è successo, Isotta? Una tragedia. Che? Stella, il cane. Mi ha bucato il pallone. Come ti ha bucato il pallone? Sì, Nico, l'avevo lasciato lì fuori e gli ho fatto un buco. Ma dai, sarà un buchettino, se ripara. Non credo proprio. Nico, io non posso giocare a calcio. La mia carriera da calciatrice è finita qui. Dai, so. Mannaggia, sei rimasta male, poverina. Che poi quando i ragazzi vogliono fare uno sport, vogliono fare qualcosa, bisogna sempre incentivarli. Quindi voglio fare una cosa. Adesso chiamo Alessandro e andiamo a Decathlon e le compriamo un pallone nuovo, però gli facciamo una sorpresa. Alessandro! Alessà! Che devi fare con Alessandro, Nico? Niente, così. Dobbiamo uscire io, Alessandro. Tu rimani a casa, ok? Ok. Mi lascia a casa da sola dopo tutto quello che combino. Scimmia sicova, secondo me mi sta a nascondere qualche cosa. Oh, eccolo Alessandro, eccolo, vedi. Ale! Ale, ti devo dire una cosa, vieni qua. Sì. Vieni qua. Allora, lo sai che Isotta voleva il pallone perché vuole giocare a calcio, no? Come fai te. Solo che Stella gli ha rotto il pallone. Quello tuo. Ah, quello. Quello rosso, quello sì, l'ha rotto. Allora, ho pensato, andiamo a comprare un pallone nuovo? Sì, però lo voglio per l'Italia. Un pallone di Italia, dove lo trovo un pallone di Italia? Va bene, allora, vai, tu sei vestito, sei pronto così, metti le scarpe e andiamo. Oh, è una sorpresa, mi raccomando, non deve sapere niente, eh. Andiamo, che andiamo, l'ho visto andiamo. Pure due. sì, andiamo a comprare il pallone per il sotto. Ci sto pensando, che cosa mi vorrà nascondere? Quasi quasi faccio, no, non faccio il bagno. Che poi ci metto una giornata intera a asciugarmi. E non mi nasconderà Nicola? Ci porta anche Alessandro, il mistero si infittisce. Ho visto qualche video dove i grandi erano misteriosi e... Oh oh! Sì, mi ricordo che quando una mamma era misteriosa era perché aspettava un altro bambino. Allora Nicola è incinto! Cesare! No Isotta, come te lo devo spiegare? È impossibile! Ma sì, te dico, è incinto! Le donne rimangono incinta, l'uomo non può rimanere incinta, capito? Hai mai visto un uomo col pancione? Beh, sì, si vedono, ma quella è birra, capito? Quella è birra, non è un bambino, capito? Ah no? Ok Cesare. Sta tranquilla Isotta, Nicola non è incinto, ok? E ora lasciami tornare a dormire che c'ho un mal di testa, ok? Ciao picchie, ciao. Oh, a me anche questo non è la domanda giusta. Chi è sto? C'ho mal di testa, né? Non mi vuole parlare, non mi vuole dire come stanno le cose realmente. Che il Nicola non ha voluto che io ci avessi una sorellina tutta mia, una scimmietta, perché aspetta un altro bambino! È incinto!
Che tragedia! E dopo tutte le attenzioni andranno a lui. E io non avrò più le mie banane. Povera Isotta, povera Isotta. Sono abbastanza drammatica. Povera Isotta. Dovrei fare l'attrice, vedi? No, la calciatrice. Povera Isotta. A proposito, sono ancora arrabbiata per il pallone. Mannaggia quel canetto. Stella! Allora scimmietti, scimmietti, abbiamo, dopo lunghe ricerche, abbiamo finalmente trovato un pallone bellissimo. Dell'Italia. È dell'Italia, sì. Bellissimo. E adesso lo portiamo Isotta che sarà sicuramente felicissima. Andiamo? Sì. Andiamo, mettilo qua. Dobbiamo accendere la macchina. Eh sì, andiamo. Ah, sono usciti da un po'. Allora, io un pochino mi sono rincuorata perché in pratica ho visto che su internet che in genere sono le femmine che fanno i bambini, noi maschi, i maschi con la pancia dice Cesare che era birra. Allora, chissà dove sono andati, chissà che era questo mistero, chissà. Eccoli, tornano. Ecco, vado a vedere la finestra che tornano. Eccoci qua. Ecco il pallone. Allora, adesso Ale, vieni. Sì. Ale, guarda, adesso per non far vedere Isotta che c'ho il pallone, guarda che faccio, lo nascondo qua. Sì. Eccoli che scendono dal furgone. Oh santo cielo! Intanto vai avanti. Gli è venuto il pancione! Allora, sì, allora è veramente incinto. Nicola è incinto. Che tragedia. Oh, santo cielo. Non me lo dovevano fare, che tristezza. Ecco, Alessandro, adesso mi senti, adesso mi senti. Alessandro mio, io sono tanto deluso da te, veramente non me lo dovevi fare perché ti compo. Perché non mi hai detto questa cosa? Non mi hai detto questa cosa? Perché? Perché non mi hai detto che Nicola è incinto? Non è vero. Come non no? Non è incinto. Ma c'ha un pancione enorme! Ho visto io! Non è un bambino? No! Allora è birra! Ma che birra? È vino, ma che è allora? Che è Coca-Cola, aranciata, che è? No, è un bambino, perché mi ma stai nascondendo? Ma non è un bambino! Sì, è incinto, Nicola, è incinto, ci avrai un fratellino, io ci avrò un fratellino, una sorellina, quello che è, ma non è una scimmia, io sono disperata, come faremo? Come faremo? Ta-da! Ecco, lo sapevo! Ecco, Isotta, vieni qua! Lo sapevo io, che tragedia, Nicola, perché non me l'hai detto? Ma che? Perché non me l'hai detto? Non ho capito che cosa. Perché? Che è incinto! Non è incinto! E come no? Che è sta cosa? Birra? Ma che birra? No, Isotta! Allora, no, una tragedia, perché non hai fatto grande una scimmia, anche se grande una sorella, che cosa è un fratello? Maschio o femmina? Ma che maschio o femmina, no? Che maschio che femmina! Allora, sei pronto, Ale? Che? Uno. No. Due, partorisci? Ma che partorisco? Non partorisco! Dico, Alessandro, sta che cartori? Ma non sto per partorire! Vai, pronti? Uno, due, tre. Sorpresa! Il pallone! Hai partorito un pallone! Ma che ho partorito un pallone? No! Allora! Che ne? Sì, però si gioca insieme a Alessandro. Sì, andiamo a giocare. Aspetta un attimo. Allora, dobbiamo dire intanto. Intanto che? Se vi piace questa storia, iscrivetevi al canale e lasciate un like. E soprattutto. Iscrivetevi al canale. L'abbiamo detto, ma anche attivate la campanellina delle notifiche, quella che fa. E adesso. Col pallone dell'Italia, mi piace tantissimo. Speriamo che Stella non lo cuca. Speriamo di no. Andiamo a giocare, andiamo. Andare a giocare, vai. Andiamo, prendi il pallone. Vai, tu vai di là. Ecco, Isotta pensava che fossi incinta, ma bimbe, signori, scimmiette. I maschi non possono rimanere incinti, no? Sono le femmine che rimangono incinta, no? Quindi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e continuate a seguirci. No dentro casa, no! No! Già hanno rotto un vetro, mannaggia, mi sa. Isotta!
Amici, signette e signetti, vi ricordate l'ultimo video col coccodrillo? Quello che... Quello lì? Vi ricordate? Non lo ricordo. Ebbene, tanto tempo è passato da quel video e tante cose sono cambiate perché da allora l'ho educato. Vabbè, allora, intanto, challenge! È praticamente impossibile riuscire a mettere mi piace a questo video in 5 secondi con il mignolo della mano sinistra. Vediamo se ci riuscite. Vai! 1, 2, 5, 7, 48. Ci siete riusciti? Vabbè, se ci siete riusciti, bravi. Se non ci siete riusciti e avete ancora tempo, fatelo adesso. Mi raccomando, mettete like. E intanto iscrivetevi a questo canale. Ecco, allora in questo video vedremo il come è diventato bravo. Lillo, ma Nico, sei sicuro di questa storia? No, perché io non è che c'ho un bel ricordo di quel video, eh. Io ti voglio rassicurare. Nico, che c'è? Nico, che c'è? Sta calma. Sì, ma Lillo... Anche altri video, Nico! No, ti ricordi? Giorgia, Ilari... Vabbè, Lillo, apre la bocca e mangia Giorgia. No! Con la testa, dai! No! Una mano? No, ne ha due, gli serve. Giorgia è coraggiosissima, Lillo, non farebbe mai del male alla povera ragazza. Vabbè, che vuol dire? Però è cambiato, si può cambiare, dobbiamo dare fiducia alle persone. Il discorso è che quello non è una persona, Nico, è un coccodrillo. E che vuol dire? Come vuol dire? Un coccodrillo, non è una persona, che cambia, io sono sì, non sono una persona. Nico, ci rinuncio. Vabbè, dove vai? Nico, ci rinuncio. Vabbè, allora vi faccio vedere l'addestramento, tanti giorni passati ad educare Lillo. Scimmietti, Nicola è convinto di aver addestrato il coccodrillo. Adesso io non è che sto così tanto serena di sta cosa. Voi che ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Lui dice che tutti quanti possono cambiare, ma un coccodrillo, che ci vuoi fare? Come se a me mi dici non mangia più le banane. Che mai che non smetto di mangiare banane? Non mi ci fa pensare, va? Giorno 3, addestramento del coccodrillo. Già è diventato molto più bravo. Adesso voglio documentare questa cosa. Guardate, ha dell'incredibile. Lillo, guardate come viene. Lillo! Non parla bene perché... Lillo! Non penserete che ha qualcosa in bocca. Invece, va, vieni. Eccolo qui, Lillo. Ecco, come vedete ho messo un laccio a Lillo in maniera tale che adesso è completamente innocuo. Lillo, ripeti con me. Giusto, leggermente lo devo allentare, altrimenti... Così. Sì, esatto, così. Ripeti con me. Sì. Sono vegetariano. Mi piace la pizza. E mi piacciono le olive. Non mi piacciono le persone. Mi piace tanto la carne. Dillo, non mi piace. Non mi piace la carne. Bravissimo. Adesso chiudiamolo bene. Allora, mi sembra che le cose stiano andando davvero, ma davvero bene. Ok, tra qualche giorno potremo finalmente levare il laccio a Lillo. Giorno 5 di addestramento del coccodrillo. Voglio mostrarvi a tutti quanti com'è carino quando dorme sul tappetino del cane. Guardate che bello, guardate che carino. Lui adesso è qui e sta piano piano cambiando. Tutti i giorni gli faccio mangiare soltanto pasti a base vegetale per convincerlo a non mangiare più persone. Avete visto alcuni passaggi dell'addestramento di Lillo? Ale, vieni. Allora, adesso finalmente, eccolo qua. Ale, di un po' che giorno è oggi, finalmente? È il giorno di togliere la museruola a Lillo. A Lillo. Nico, Alessia, tu sei tranquillo questa cosa? Io sono veramente tranquillo perché so dei progressi che ha fatto Lillo. Ale, bisogna sempre dare una seconda possibilità, eh? Ho capito, Nico, ma quello è un coccodrillo. Allora Ale, sei contento? Sei pronto? Sei pronto? Sei pronto che diventa una polpetta? No, dai. Allora, sei pronto? Però,
Per fare questa cosa io ho deciso di fare prima un esame. Ecco, l'esame di questo, che esame? Faremo vedere delle slide a Lillo e così lui ci dirà se quelle cose che vedrà sono da mangiare o non sono da mangiare. Mi piace questa cosa, mi piace. Allora, Alessandro, tu adesso vai a preparare il computer, vai, vai. Ecco, Alessandro sta preparando il computer, mi fa vedere le slide a Lillo. E soltanto al termine dell'esame, se lo avrà superato, legheremo il langoserola a Lillo. Allora, intanto mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like se volete vedere altri video in cui Nicola viene sbranato. Ma non... No, questa volta non succederà, perché sono convinto che veramente... Basta ride. Sono convinto che veramente la cosa andrà a buon fine, perché sono convinto che Lillo è cambiato. Nicola, ci sei convinto di? Ecco, io Nicola allontano, però, sai com'è? Mannaggia, questa è una fifona. Va bene, andiamo a fare il test a Lillo. Eccoci qui, Ale, abbiamo le slide, le vedi? Adesso siamo pronti, faremo vedere Lillo, guardate come obbedisce, Lillo! Eccolo qui, guarda che carino, è diventato proprio bravo. Allora, Ale, ci sei? Lillo, ci sei? Sì, adesso allentiamo un po' la museruola per permetterti di parlare. Isotta! No, io non è che mi fido tanto di Core, preferisco rimanere qui un pochino lontana. Quella Alessà è una fifona che non finisce più. Dai, diglielo anche tu, Iso, vieni! Vieni, tu stai? Iso, vieni! Vabbè. No, Nico, io sto qua. Vabbè, facciamo noi e fifona. Mamma mia, secondo me quello è un po' matto. Ma che c'entrava adesso fare questo esperimento? Prima slide, vai! Questa la riconosci? Allentiamo un po' la museruola, se no non riesce... Ecco, la riconosci? Questa è Ilari. Ilari, sì, la riconosci? Allora, devi dirci, è da mangiare o non è da mangiare? Non è da mangiare. Oh, bravo! Applauso a Lillo! E quella vicino è? Isotta. Isotta è da mangiare oppure non è da mangiare? Non è da mangiare. Non è da mangiare, applauso! Avete visto? Insomma, dai, vieni! Nicola, io rimango qui, tranquilli voi due. Oh, vi ho detto pure che non sei da mangiare. Infatti, mannaggia, no, non si fida, eh. Dai, per favore. Vabbè, lasciamo. Andiamo avanti. Allora, la seconda immagine, vai. Oh, questo? Questo formaggio. Formaggio è da mangiare o non è da mangiare? Mangiare. Bravo, applauso. Ancora teniamo stretto, ecco, bravissimo. Andiamo avanti. Questo chi è? È un formaggio. Non è un formaggio, no, guardalo bene. Il colore è uguale. Sì, la felpa, la mia felpa. Però, guardalo bene, sei tu. Sì, sono io. Allora, vediamo, è da mangiare o non è da mangiare? Non è da mangiare. Applauso, bravissimo. Andiamo avanti. Questa immagine, vai, quarta immagine. Questo è da mangiare. Applauso, bravissimo. Isotta, vedi, ti stai facendo dei problemi per niente. Puoi venire, è buono, è diventato buono. Onico, io non è che mi fido chiude tanto, preferisco rimanere qui. Questa però è pesante. Allora, altra immagine, vai! Questa la conosci? Giorgia, che buona! Che carina! Che buona e carina! No. Allora, Giorgia, hai avuto a che fare con Giorgia. Ci devi dire, Lillo, una volta per tutte, se Giorgia si mangia, sì. No. Ecco. No, ho detto sì per dire sì, oppure non si mangia. Questo è difficile. Questo è difficile. Vedi, Nico? Isotta, dagli il suo tempo. Vai! 5 secondi di tempo per rispondere. Giorgia, è da mangiare o non è da mangiare? 5 secondi, vai! 1, 2, 3, 4. Non è da mangiare! Ah! Bravo! Nico, sei sicuro? Non è. Io ho capito un'altra cosa.
scimmiette e scimmietti, intanto mettete un like se anche voi avete un po' di paura come me. Per fortuna, vedete, è cambiato davvero, è cambiato davvero. Ultima immagine, vai! Dopodiché, se supera anche questa, Lillo verrà liberato. Vai! Questa è una pizza. Una pizza. E della frutta. Pizza e frutta. Sono da mangiare o non sono da mangiare? Sono da mangiare! Applauso! Bravissimo! Allora, se sei d'accordo. Ari, sei d'accordo a levare la sei d'accordo? Lo leviamo, vediamo. Allora, Ale, stai tranquillo perché hai visto, ha superato perfettamente tutto il quiz, tutte le domande. Chiudiamo il computer. Allora, Iso, puoi venire? Ascolta, leveremo la museruola a Lillo. Nico, sei sicuro di questa cosa? Certo che sono sicuro. Sei stata testimone anche tu. Hai visto, ha risposto bene a tutte le domande. Mica tanto, però, Nico. Mica tanto, è un coccodrillo. Dai, diamogli fiducia. Allora, sto per levare la museruola a Lillo. E io sto per levare proprio dalle scatole, Nico. Ma dov'hai? Mannaggia, guarda, è andata laggiù, guardala. Mannaggia, è perché c'ha paura, ma dai, è fifona. Ale, sei pronto? Allora, pronti? Vai! Oh, ciao a tutti, finalmente! Finalmente è libero! E allora, per dimostrare ulteriormente la bontà di Lillo, adesso Alessandro metterà una mano nella bocca di Lillo. Sì! Vieni qua, che carino, visto? Gli vuole dai bacini, si avvicina. Ale, aspetta un attimo. Vai tranquillo perché tanto stiamo sereni. Sereni! Ecco, vedi. Che buono! Come che carino, ha detto? Sì, ha detto che carino. Ecco, allora adesso... Alessandro, Lillo apre la bocca, poi dopo ci metterò io la testa addirittura. Wow. Sì, dopo ci metterò la testa. Allora Nico, mi viene a schiettare la testa. Che ha detto? Ha detto qualcosa? Io non, vabbè, non... Ah, Nico, io non c'è andata in cazzo, zittate, dai. Vabbè, lascia sta. Allora, vai, apri la bocca Lillo. Alessandro, la mano nella bocca di Lillo. E vedete che Lillo non lo morde. Facciamo un grande applauso. Yeah! Bravissimo, hai visto Ale? Leva la manina. Che non c'è nessun motivo di pericolo. E adesso addirittura io metterò la testa nella bocca di Lillo. Vai Lillo, apri la bocca e metto la testa dentro e vedete che scappa Ale, nasconditi, no, scappa di qua. Oddio mio, vieni Ale. Oh no, mannaggia la miseria, quello è... Chiudi la porta! Scimmietti. Nico, io ho paura. Sì, allora. Che te l'ho detto io, Alessia, c'è paura anche te. Ci siamo nascosti dentro l'armadio, vedete? Siamo riusciti a chiamare l'esercito. Adesso verranno... Con carri armati. Che carri armati? No, però verranno con l'unità speciali. La zoofila, non so come si chiama, per catturare il coccodrillo. Io pensavo che fosse cambiato. È cambiato, che è giurato. È giurato. Come faremo? Ale, c'hai paura? C'hai paura, Alessà? Sì, anch'io ho paura. Allora, scimmietti, mi raccomando. Intanto iscrivetevi al canale e metteteci un like. Per favore, abbiamo bisogno dei vostri like per salvarci da questa situazione. Non esagerare però, dai, alla fine che è un coccodrillino. Mamma mia, lo sento il rumore. Zitti, che quello butta giù la corda della radio. Scimmietti, volete sapere com'è finita sta storia? Adesso ve lo dico. Nicola era convinto che avevano catturato il coccodrillo perché non sentiva più niente. È uscito e il coccodrillo ha provato a mangiarselo un'altra volta. Quindi è finito in codice rosso in ospedale un'altra volta perché il coccodrillo ha provato a mangiarselo. Però alla fine hanno catturato il coccodrillo e ce l'hanno ridato con la museruola. Infatti adesso che ci facciamo non ho capito. E Nicola tutto sommato se la caverà con pochi cicatrici. Ok? E iscrivetevi al canale se volete vedere altri video in cui Nicola viene sbranato. Mannaggia, quello è tonto, eh.
Io ho detto io, sto coccodrilli. Vabbè, tutti possono cambiare, sono d'accordo, le persone sì, ma i coccodrilli sono coccodrilli, che ci devi fare? Puretto. Ciao. Può svegliare una creatura così, ma che modi so? Io devo andare via, ma giusto poco, un'oretta, al tempo di andare a fare spesa, insomma. Su, l'idea di stare solo a casa proprio mi comincia a piacere. Adesso sto sul divano. Oh, l'avete sentito anche voi? Oh mammina, c'è un ladro! Vedrete che sangue freddo che ci avrò, che coraggio che ci avrò in questo video. Ecco come metterò alla fuga un ladro criminale terribile. Lo sapete come ci si allena a questo? Intanto provate a mettere mi piace a questo video in 5 secondi con il mignolo della mano destra. Adesso vai! 1, 7, 9, 18, 21, 5. Ci siete riusciti? Se non ci siete riusciti fatelo adesso. E intanto guardate questo bellissimo video. Aspettiamo un po', Isotta ancora dorme, che ore sono? Ma è tardissimo, è vero che oggi non si va a scuola, però io devo andare via, la devo andare a svegliare. Mannaggia, quella sicuramente dorme adesso, e chi la sente, quando si sveglia poi è nervosa, lo sapete, eh? Andiamo un po' a vedere. Isotta? Iso? Lasciami dormire. Isotta, io ti lascerei dormire, ma... devo andare via, è tardi. Anico, c'ho sonno. No, adesso dovete svegliare. Scusate, quando ci vuole, bisogna svegliarla. Ecco. Guarda questo è un atto di violenza. Hai ragione, Isotta. Però, ascolta, se non faccio così non ti svegli. Ma se può svegliare una creatura così? Ma che modi so? Anico, che poi oggi non c'è neanche scuola. E poi se potevo stare a casa a dormire. Fino a tardi. Guarda che è già tardi, eh. Guarda che è già tardi, Nico, mannaggia a te, oh. Vabbè, ascolta, è già tardi. Io devo andare via, ma giusto poco, un'oretta, al tempo di andare a fare spesa, insomma. Tu che fai? Vieni via con me o rimani qua? No, Nico, io mi sono appena svegliata, adesso faccio mi trastullo un pochino, gioco e basta. Oh, se vai a fare spesa, mi raccomando, le banane. Va bene, Isotta, però ascolta, comportate bene, eh? Ok? Sì, Nico, tranquillo, che ti do mai motivo di preoccupazione, eh? Va bene, andiamo a fare la spesa, perché anche quella è una cosa che bisogna fare. Tanto un'ora e mezza, in genere più di tanti danni non ha fatto mai. Via, e andiamo! Ciao Iso! Ciao Nico, tranquillo, Sì, io sto tranquillissimo. Scimmietti, voi siete tranquilli? Fatemelo sapere nei commenti. Quello è andato via davvero! Mi ha lasciato da solo a casa! Bello stare da solo a casa, eh! Mi piace a voi, fatemelo sapere nei commenti. Però io un pochino di paura ce l'ho, da sola, una scimmietta così... Cesare è uscito, zio Cesare. Cioè, veramente è uscito ieri sera, ancora non è tornato a casa. Sono da sola. Boh, vabbè. Sì, coraggio Isotta, sei una combattitiva. Ah, sì, è vero, all'inizio ci avevo un po' di paura, però vi devo dire la verità, adesso l'idea di stare sola a casa proprio mi comincia a piacere. Adesso sto sul divano, mi guardo Netflix, mi guardo... quei Disney, quello che mi pare. Oh, che scialo però. Dovrei dire a Nicola più spesso di uscire e lasciarmi a casa da sola. Che era sto rumore? Oh, l'avete sentito anche voi? Oh. Che... No, aspetta, voglio andare a vedere che è. Vado a vedere. Oh mammina, c'è un ladro, che pagliola! Chiudi a chiave, chiudi tutto,
Che parola, che parola! Voi andate a vedere dalla finestra? Mi sa che è andato via. No, eccolo! Ma i cani non servono a niente, mannaggia! Quei due cani leccano e basta le persone, so, mannaggia! Oh, che paura, mi devo nascondere! No, che mi nascondo, io devo far paura così lo devo mandare via e se mi ruba le cose mie, mannaggia, oh! Allora, no, non facciamoci prendere dal panico. C'è un ladro che mi sa che vuole entrare dentro casa mia e io ho tanta paura. La polizia, c'ho il telefono quello di sicurezza che tiene sempre Nicola. Lo vado a prendere. Pronto, polizia? Sono di sotto, ascolta. C'è un ladro che vuole entrare dentro casa mia e io sto da solo a casa. Non è che sono proprio una bambina, sono una scimmia. Isotta, la scimmia, quella famosa, come si dice, mafiosa, famosa, uguale. No, che vi sto prendendo in giro. Sono la scimmia! Oh, vabbè, che sono sti modi, eh? Ma qua... Polizia! Pronto? No, non mi crede la polizia. Forse perché qualche volta io ho fatto anche qualche scherzetto, l'ho fatti venire una volta perché volevo far restare Nicola, ma sono andati via arrabbiatissimi. E adesso come faccio io? Come faccio? Questo sta fuori, questo ladro, e mi vuole, secondo me vuole entrare dentro casa, e se mi trova? Eccolo, adesso sta qui il ladro. Secondo me vuole entrare dentro casa. Vediamo se almeno qui in cucina posso star sicura. Oh no, eccolo. Scimmietti, che paura. Eccolo, guarda che fa. Adesso io voglio provare a mettere paura. Gli apro la finestra. Te ne devi andare, capito? Chiudi. Oh mammina, m'ha visto, che parola. Adesso mi nascondo. No, sotto il letto, è banale, no? Dove ci sono armati? È banale anche lì. Oddio mio, dove vado? C'ho parola. Allora, Isotta, prendi coraggio. Hai visto tutte le puntate, tutti i film di Mamma ho perso l'aereo. C'è solo un modo, che poi una cosa che posso fare adesso. Affrontarlo e sconfiggerlo. Idea! Appena entra, gli do una padellata sulla capoccia. Pam! E lo metto KO. Che paura! Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E questa, signetti, è la mia arma contro il ladro che proverà a entrare dentro casa. Appena entra io, pam! Lo do sulla capoccia, capito? Oh, non lo fate a casa, mi raccomando, voi chiamate sempre i grandi, A parte che voi da soli non ci dovreste stare a casa, anche Nicola, sai lasciarmi a casa da sola? Ma guarda quello! Comunque, appena entrerà dentro casa, quel ladro malefico gli riceverà una bella sorpresa sulla capoccia. Lo metto KO, poi quando torna Nicola chiamiamo la polizia e questa volta lo facciamo mettere in prigione. Andiamo ad aspettarlo dietro la porta. Cucù! Carina così. Cucù! Vai. Ah, signetti, una cosa. Importantissimo. Iscrivetevi al canale. Se non vi iscrivete al canale, quando vi incontro io con questa padella, stan! Scherzo. Io vi voglio bene, Io voglio tanto bene. Però mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al canale. Adesso c'ho una paura. Oddio, no, non c'ho paura. C'ho coraggio. Kevin, vai. Quando entra, vado. Strano, quando sono arrivato una macchina è scappata via di corsa. Non so, quasi ci avesse paura. Boh. Ah, non vorrei che Isotta abbia combinato un altro danno dei suoi, magari ha invitato qualche amico, qualche amica
e si sono messi a fare macello e quando mi ha visto è scappato. Adesso vado ad andare a vedere dentro, piano piano, faccio piano piano, no? Quasi come se fossi un ladro. E così voglio vedere che sta a fare, perché sicuramente ne sta a combinare una delle sue. Andiamo a vedere, piano piano, vado a vedere. Adesso la scopro subito. Ho chiuso a chiave, strano. Entrerà adesso e io gli darò una padellata sulla testa e lo metto cappò, subito. Vediamo, eh. Di testa, mi sembra di aver preso una padellata in testa. E incatti regresa, tonto. Iso? Ah, che dolore. E però te lo meriti, Nico, te lo meriti. Oh, me lo merito, ma è stato un incidente, mica colpa mia. No, che di chi è? Chi è che ha lasciato una signetta solo in difesa a casa da sola? Ho capito, so, scimmietti, ho visto dal circuito della sicurezza, delle telecamere di sicurezza, questo ladro che effettivamente provava a entrare dentro casa passando per le finestre, non so che voleva fare. Ecco, poi dopo io gli ho messo paura. Si vede sì, ma anch'io ci avrei paura di te, eh. Che vorresti? Niente, guarda come mi hai ridotto. Comunque Isotta, devo dire, ha tenuto sangue freddo fino alla fine. Esatto. E ho visto un gango verso l'aereo. Hai visto un gango verso l'aereo? So. Io, a proposito di sangue freddo, dovrò tenere il freddo, il ghiaccio, ancora per un po'. È freddo? Senti. Ecco cane che freddo, dico. Sei matto, io sono tropicale, eh. Ho capito. Ok, allora dicevo. Allora, mi raccomando, signetti, iscrivetevi a questo canale se vi piace questo video. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale. Commentate, mettete tantissimi like, perché abbiamo bisogno di voi, capito? Allora, noi ci vediamo al prossimo video. Sì, Nico, intanto l'hai chiamata la polizia? Sì, ho chiamato la polizia, mi sono anche un po' arrabbiato perché non ti hanno preso sul serio quando dovevi essere presa sul serio. E loro non possono permetterselo assolutamente, devono prendere sul serio tutte le telefonate. Quindi capisco che qualche volta l'hai chiamati. Oh, che dolore! L'hai chiamati per fare uno scherzo, però. No, vedi, però al lupo. Quando uno dice, quando uno grida al lupo troppe volte, quando il lupo veramente non c'è, quando poi si presenta il pericolo, vedete, non viene preso sul serio. E questa è un po' la dimostrazione, no? Quindi la prossima volta, mi raccomando, basta fare scherzi sciocchi alla polizia. La polizia si chiama per cose serie. Ok, hai ragione, Nico, mi sono sentita. Ecco. E adesso basta. Andiamo a fare compiti. Come andiamo a fare compiti? Vuoi un'altra cadellata sulla cococcia? Scherzo, ok, andiamo a fare compiti. Che noia, però i compiti anche in vacanza. Ma non è vacanza poi. E come non è vacanza? Vabbè, è vacanza di Pasqua, però. È vacanza. Andiamo. Signetti, ci vediamo presto, io vado a fare compiti. Nico, c'è ancora di ghiaccio che fa male la testa? Sì. E credo! Ghiaccio caldo un giorno. Ciao a tutti, ciao. Nicola, Alessandro! Correte, Isotta è morta! Isotta! Oh santo cielo, Isotta! Ma tu guarda, no! Nico, mi piace il quad. Nico, lo voglio vedere. Andiamo a vedere, dai, facciamo vedere il quad Alessandro. Nico, me lo compri a me? Ma tu per non sei piccolina, è pericoloso per te un quad. Ma che è pericoloso? Se lo guida Alessandro, andiamo a vedere il quad. Alessandro! Eccolo il quad. Alessandro, vieni qui. Alessandro, che è questa storia che c'è il quad? Oh, lo facciamo vedere il quad? Sì, lo voglio vedere, fammelo vedere. Facciamo vedere il quad di Isotta, dai.
so, semmai ti posso far vedere come ci sono andato. Questo, intanto, provate a mettere mi piace a questo video in 5 secondi con il mignolo della mano destra. Adesso, vai! 1, 7, 9, 18, 21, 5. Ci siete riusciti? Se non ci siete riusciti, fatelo adesso! E intanto guardate questo bellissimo video. Adesso Nico guarda, Alessandro si sta preparando. Guarda, si è messo il giubbetto, adesso si mette il casco, giustamente, perché la protezione è sempre importante, la sicurezza prima di tutto. Prima di tutto, sì. E adesso Nico, ci va in giro qui. andiamo a vedere come ci va in giro, ok? Ok, voglio vedere. Guarda, Nico, guarda. Hai visto come gira? Vai. Eccolo. Guarda con che va veloce. Ah, Nico, ci voglio fare in giro. No, tu no. No, Nico, voglio guidarlo io. Ecco, noi lo facciamo sul piazzale di casa, ragazzi, eh. Queste cose non si fanno dove passano le macchine, non si fanno su posti dove che non sono giusti per questo tipo di attività, eh. Mi raccomando, è pericoloso se no. Oddio mio! È velocissimo! Che spettacolo! Voglio qui anch'io! Oh, Nicola ha permesso a quel Alessandro di fare un giro a di sotto dietro come passeggero ma senza casco. È una cosa molto irresponsabile. Oh, Carlo Albe, ma vabbè, piano, gli ho detto qua intorno. Sì, ma non si fanno queste cose. È vero, dovrebbe mettere il casco anche sotto, ma... Vabbè, dai, glielo ho detto, Alessandro sta andando piano. Ecco, Anico, che c'entra quella adesso qui? Oh, è venuto perché dobbiamo parlare un attimo di lavoro, abbiamo fatto un piccolo briefing per uno spettacolo mentre voi giocavate. Ecco, ce la sei ancora con me? No, ma adesso non è più arrabbiata con te, adesso anzi ti stima e addirittura penso che ti voglia bene. Addirittura! Va bene, noi adesso porto Alessandro a fare i compiti perché insomma dobbiamo fare i compiti e tu mi raccomando continua a pensare a quell'idea. Sì, ecco, magari fatti una passeggiata così schiarisco le idee. Bravo, perché lui ha delle intuizioni veramente geniali. Grazie Nicola, stima reciproca. Grazie Carlo Alberto. Ciao, arrivederci. Ciao Carlo Alberto, ciao. Bene, adesso prendo Alessandro, lo faccio scendere dal quad perché dobbiamo andare a fare i compiti. Ah, Nico, ci ho scialato! Ancora! No, adesso io e Alessandro dobbiamo andare a fare i compiti. Ah, io rimango a guardare il quad però, mi piace tanto. Va bene, va benissimo, puoi rimanere qua a guardare il quad mentre noi andiamo a fare i compiti. Poi magari più tardi, se c'è tempo, facciamo un altro giretto. Sì, guarda. Alessandro, fai i compiti, guardo il quad! Adesso però andiamo a fare i compiti, ok? No! No, dobbiamo andare a fare i compiti, scendi dal quad e andiamo a fare i compiti perché dopo magari semmai andiamo a fare un altro giretto, però adesso andiamo a fare i compiti. Levate tutto, levate il giubbetto, levate il casco, ecco scimmiette e scimmietti, mi raccomando, è bello sì giocare tutto, ma i compiti sono la priorità, ok? Quindi la scuola è importante. Quando mi piacerebbe farci un giretto, ma chi sa che gli fa se io faccio un giretto, no? Signetti, a voi vi piacerebbe fare un giretto su sto coso? Hai visto quanto va veloce? Ma mi piacerebbe tantissimo, ma quasi. Scusa, se io adesso, quelli stanno dentro casa, se io faccio un giretto, chi si accorge? Che dici? No, non ci fai sotto, non ci fa. Ma un giretto solo, non ci fai sotto. Dai, solo un giretto solo, non ci fa. Un giretto solo, non ci fa. C'ho una voglia di faccio in giretto. Scimmietti, Alessandro sta facendo i compiti. Alessandro piace tantissimo fare i compiti. No, dai, un pochino. Poco. Vabbè. Però è bravo, dai, però li sta facendo tutti. Li fa bene. Non lo so, saranno stati i cani fuori. Vabbè. Nicola, Alessandro! Correte, una tragedia! Isotta è morta! Come è morta? Ma che senti? Isotta! Oh santo cielo, Isotta! Isotta! Ma guarda tu! Camisa, fermo!
fermo. Portiamolo all'ospedale. Ha perso i sensi, ha perso. Andiamo, andiamo, andiamo subito un attimo a casa. Sì. Ma tu guarda, no. Ha perso i sensi. Però ancora, ancora respira, il cuore batte. Allora, io adesso la portiamo subito all'ospedale, a pronto soccorso, per vedere che cos'ha. Ma tu guarda. Andiamo, andiamo, è urgentissimo. Scimmietta, scimmietti, e commentate anche voi se siete preoccupati. Andiamo, 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 non c'è un secondo da perdere. È gravissima. Andiamo, andiamo. Alessandro, vai. Tienila tu adesso, tienila tu. Andiamo. E andiamo di corsa al pronto soccorso. Sperando che non sia niente, niente di grave. Tienila, ecco, tienila così, tienila bene, eh. Bravissimo, andiamo. Accidenti, povera Isotta. Speriamo che non sia niente di grave. Mi sembrava morta. Dai, Isotta, poverina, corriamo. Sì, sì, andiamo subito al pronto soccorso. Anzi, intanto telefono così avviso che stiamo arrivando. Dobbiamo fare una corsa. Sì. Non ci voleva questa, ma tu guarda, ma che gli dice la testa? Mannaggia. Allora, siamo tornati. Ecco che sono tornata, visto? Isotta per fortuna sta bene. Mi fa tanto male la testa, però. Ti fa male la testa perché hai sbattuto, hai avuto. Lo so. Ecco, però hai imparato la lezione. Ma che ti dice la testa che prende il quad senza il permesso? Lo so, volevo cangiletto, mi piaceva tanto. Non c'è fa però, smettila. Ho visto Terry, bravissimo. Sì, ma lui è un po' di tempo che ormai lo fa, e lo fa sempre quando lo guardo io. Lo fa sempre con il casco, con il giubbetto. E poi l'ho imparato da un amichetto mio. Ma io adesso mi fa tanto male la testa. Sì, sì, ma è andata bene come è andata, so, perché hai sbattuto la testa contro la pianta e poi sei caduta in terra. Almeno non erano ferro, Ho capito, se era ferro se l'hai scocciata. Ahia, mi sa che sì. Ecco, però non è colpa mia, è quell'albero che si è scostato. Ma non dire stupidaggini, è impossibile che si è spostato l'albero. Ecco, però no, è colpa tua perché, non devi assolutamente fare le cose che ti dico di non fare. Oh, che dolore. Ecco, abbiamo imparato, scimmiette, scimmietti, mi raccomando. Se un adulto vi dice che una cosa non si fa perché è pericolosa, è perché è veramente pericolosa. Non lo facciamo per divertirci noi, perché lo facciamo soltanto per voi. Quindi non si disobbedisce mai a mamma e papà. Ecco, ecco, sì, è vero. Anche se tu non sei il papà mio, però, Ho capito, non sono un certo, non sei una scimmia. Però non si fa. Dillo anche tu, Alessà? Non si fa. Ecco, siamo felici che Isotta sta bene. Ha detto che deve stare a casa qualche giorno. Non costa andare a scuola? No, per una settimana non puoi andare a scuola. Io! Ma no, non devi essere felice. Mannaggia, quanto mi dispiace che non ti vado a scuola. Niente, non è possibile, è più forte di lei. Scimmietti, iscrivetevi a questo canale se vi è piaciuto questo video e lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ecco, mi raccomando, tanti mi piace, non uno. Ne posso un mettere 1.663. Sì, mila. Ecco, oh, mi raccomando, commentate, scrivete se vi è piaciuto il video, se volete vedere altri video così. In cui io quasi muoio. Che ridi? Mi sono fatto male io, mica te. È vero, stavolta è toccato a te. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ma tu guarda il Matesco di quanta polizia. Hai visto la protezione civile, l'esercito? Si è mai vista tutta sta polizia? Ma che è successo? Cose strane. Sì, sì. Ecco, dico, qui non c'è polizia. Fermate qui. Perché? Sì, da challenge. Vai. È praticamente impossibile mettere like a questo video in 3 secondi dal mio via con il ghignolo della mano sinistra. Questa, ecco, ok. È preciso, non sto guidando, adesso sono fermo, ecco. Dai! Vai! 1, 2, 3, 4. Non ce l'hai fatta, vedi? Vabbè, magari io no, ma. Voi ce l'avete fatta? Cate se lo sapere. Magari neanche in 5 secondi, magari anche adesso, dai! Ok. Iscrivetevi al canale, Importante. Commentate. Commentate. Dico, io devo uscire. Tu vai. Dico, torno subito, ok? Che solo tu devi fermarti a fare la ghigli e fare le cose, Mannaggia che mancanza di rispetto. Isotta, dove vai? Isotta! Ma guarda questo! Io non capisco adesso dove può essere andata. È tutt'oggi che si comporta in modo strano. Ma facciamo un passo indietro. Guardiamo un po' le cose che sono successe nel mondo, va, che mi interessa. Questa mattina un leone è fuggito dal circo di Ladispoli. Questo magnifico ma potenzialmente pericoloso animale è attualmente in libertà.
Le autorità locali stanno lavorando senza sosta per localizzare e catturare in sicurezza il leone. Esperti qualificati sono sul campo, usando le migliori tecniche per garantire un esito positivo. Per la vostra sicurezza vi chiediamo di rimanere nelle vostre case fino a nuovo avviso. È essenziale evitare qualsiasi possibile incontro con il leone. Mantenere la calma e seguire le indicazioni della Nico! La cooperazione dei cittadini è fondamentale in questi momenti critici. E chi c'è ancora qui? Non fa ancora qui niente, mi sono messo un po' di là a riposarmi un pochino. Come riposarti un pochino? C'è lo spettacolo oggi! Che c'è? No, oggi no, oggi non lavoriamo. Nico, c'è lo spettacolo oggi! Ma che dici? Sì, tocca andare a Dispoli! Ma... sì, Nico, oggi pomeriggio! Stasera alle 7, alle 8, alle 5, ne so. Andiamo, corri! Ma sei sicura? Sì, Nico, alla Dispoli! Io mi ero completamente, cioè, non proprio... sì, con sto cervello che c'hai, Nico. Dai, Nico, io mi vado a cambiare. Cricarate anche te. E cricara tutto quando qua lo spettacolo. Corri, 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 Nico. Che? Niente, niente, niente. Andiamo, andiamo, andiamo. Vabbè. Guarda, c'ho la testa. Io mi dimentico tutto. Per fortuna Isotta che si ricorda le cose. Andiamo alla Dispoli. Mi vado a preparare. Sono un genio, sono un genio. Avete capito che ho fatto? Praticamente io ho detto che dovevo andare a fare lo spettacolo alla Dispoli, no? Così può vedere sto leone e se ci riesco lo salvo, ecco. Oh, 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 mi raccomando, intanto iscrivetevi al canale, se vi piace quello che facciamo e guardate tutti i nostri video. Io adesso mi vado a cambiare, metto la maglietta, quella che ci faccio lo spettacolo, e ne metto anche il fiore, così pensa che davvero sono pronta per fare lo spettacolo. Andiamo un po' alla radio, va. No, 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 Nico, 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 Nico. Perché? C'ho un mal di testa. Vabbè, ma anche per sentire quello che succede. Non ce ne senti niente! Non vedo l'ora di arrivare, ma quanto ci vuole arrivare alla disco lì, porca miseria, io conosco sto cosa. Questo è di? Niente, niente, Nico, niente. Metti bene sta cintura. E adesso che ti fermi? È un attimo qua in autogrill che devo andare a fare pipì. Ah, capito. Io ti aspetto in macchina. Vabbè, aspettami qua allora. Io sto spettacolo proprio non me lo ricordavo, proprio da essere sincero, minimamente, proprio completamente dimenticato. Fortuna Isotta che qualche volta, vedi, mi aiuta veramente. Scimmietta e scimmietti, io sto leone lo voglio portare in salvo. Adesso quello è sceso, è andato a fare la pipì, ma chissà che gli faranno al circo. A me poi sta storia dei circhi che devono averci per forza gli animali, mica mi piace. Ma lo facessero le persone i numeri, non ho capito perché devono costringere gli animali a fare i numeri. Io anche Nicola comunque un po' mi sfrutta a me, che dite? Secondo voi mi sfrutta? Scrivetelo nei commenti. Aspettiamo, dormo. Ma guarda questa, si è addormentata. Isotta, andiamo, dai. Oh, ma a che ora è? A che ora bisogna stare lì? 5, 6, 8, 9, che ne so. Vabbè, speriamo bene. Andiamo, va. Ma tu guarda alla Dispoli quanta polizia. Hai visto la protezione civile, l'esercito. Se mai vista tutta sta polizia, ma che è successo? Chissà che cerca qui, ti dico. Cose strane. Sì. Ecco, Nico, qui non c'è polizia, fermate qui. Perché? Ti ho detto fermate. Nico, io devo uscire. Dove vai? Nico, torno subito, ok? Che solo tu devi fermarti a fare la ghigli e fare le cose, eh? Mannaggia che mancanza di rispetto. Ma Isò, dove vai? Dove vai? Isò, guarda questo. Vabbè, aspettiamo un attimo. Ho capito, andata. Scimmietta, questa è strana, eh? Intanto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Portello dietro, se sta... Ah no, è sotto. Eccola. Vieni, dai. Ecco, mio amico, io ci ho fatto subito. E mica tanto. Ecco, adesso amico, andiamo via, andiamo. Dai, vai. Calma, eh. No, che calma, dai. Mettete la cinta. Questa cinta che noia. Andiamo. Dai, tranquillo, amico, tranquillo, vai. Vai, Nico. Che hai fatto? Sei strano. Sta zitto. Ecco qua, c'è un posto di blocco proprio qua. Fermiamoci. Buongiorno. Buongiorno a voi. Tutto ok? Sì. Siete tranquilli, no?
Lei sapete che è successo? Ah, vuole i documenti? No, che documenti? Ah, no? Ma lo sapete che è successo in giro, no? Lo sapete, no? No, che sì, sì, sappiamo tutto, gente, ah, tranquillo. Beh. L'importante è che lo sapete. Sì, tutto tranquillo, tutto siamo tranquillo. Attentissimi. E state attenti, mi raccomando, siamo... Siamo attentissimi, agente, grazie. Ok, arrivederci. Ciao, arrivederci. Arrivederci. No, non si dice ciao, là. Arrivederci, arrivederci. Adesso... Adesso dai, Nico, andiamo a casa. Sì, ma come andiamo a casa? Bisogna andare a fare lo spettacolo. Nico, ti devo dire la verità. Mi sono scordata, mi sono sbagliata. Te sei sbagliata? Non era oggi. Cioè, non era... Non era concernato. Ma che? Lo spettacolo. Cioè tu mi hai fatto arrivare fino a... Che sarà mai, Nico? Ma come che sarà mai? La benzina, il tempo. E quanto sei tirchio. Però è strana sta storia, so, scusa. Oh, che noia, Nico. E guida, sta attento. T'ha detto la gente, sta attento. Ma che sarà mai tutta sta polizia? Che roba, una cosa incredibile. Che ne so, dice che è scappato un criminale, ne ha so, Nico. E cose grosse, che ti frega, Nico. Tu torna a casa, torniamo a casa. Mi sembra possibile che per una volta che io pensavo che avessi fatto bene. Che? Non se sarete solo te quello che hai fatto, sta anche te. Missione compiuta. L'ho messo dietro il cassone. Adesso torno a casa con te. Questo è di? Niente, Nico. Ah. Nico? Che c'è? Nico? Che c'è? Quanto manca? Siamo quasi arrivati, manca pochissimo. Oh, Nico, corri, schermate. Che c'è? Nico, mi scappa la Kiki. Siamo arrivati, guarda, ecco, giro l'angolo. Ecco. Oh, ecco qua. Ecco, Nico, io esco, Nico. Oh, Nico, non scaricare il furgone, eh. Te canso io. Vabbè, Isotta. Nico, mi scappa. Isotta, guarda. Fammi scaricare il furgone, va, dopo tutto sto tempo perso, mannaggia la miseria. Ci mancava questa, cimiette, scusate, intanto iscrivetevi al canale se volete vedere altri nostri video. Io nel frattempo apro il furgone.